Con Eugenio Casella torniamo ad affrontare il problema delle deroghe ormai affossate dalla Regione Lombardia. Siete più delusi o più demoralizzati per quello che è stato l'atteggiamento dei politici? Ma non siamo né delusi né amareggiati, siamo arrabbiati neri. Il nostro sentimento è un'arrabbiatura fortissima perché non ce lo meritavamo. Cioè, noi abbiamo creduto in questi politici, in questo centrodestra che ci aveva promesso tante cose e purtroppo non le mantenute. L'unica cosa per quanto riguarda le deroghe, ha fatto una deroga allo storno come la Regione Toscana e io voglio qua ricordare che se noi avessimo voluto una deroga come la Regione Toscana avremmo votato chi in Regione Toscana comanda, cioè il PD. Mi sembra ridicolo una deroga che è ridicola, una cosa che grida vendetta. È una presa per il sedere, per non dire altro. Noi siamo arrabbiatissimi, è inutile dirlo, ma noi pretendiamo comunque ancora dalla Regione che, visto che non vogliono legiferare, ha messo una pregiudiziale sull'atto legislativo, loro comunque potrebbero e secondo noi devono assolutamente farlo una delibera per quanto riguarda le deroghe, perché se per loro dicono che rischiano delle sanzioni per quanto riguarda l'atto legislativo, l'atto amministrativo non passa dal TAR comunque, quindi non ha nessuna conseguenza a livello europeo. Devono darsi una mossa. Di fatto c'è Casella che vi state muovendo sul fronte del CRCA. Ho saputo che avete degli incontri a livello nazionale con altri movimenti analoghi per formare un unico partito o comunque per mettere insieme più sinergie. Sì, purtroppo adesso noi proprio in questi giorni ci troveremo a livello locale con i nostri rappresentanti per vedere se fare questo passo. Io non vedo altri passi, ma questa è una questione mia personale. L'unica soluzione è quella, che sia controproducente o producente, se qualcuno ha qualche altra idea si faccia avanti, io non vedo altre idee. Perché visto non è solo questione delle deroghe, anzi, le deroghe è la punta di un iceberg. Ricordo anche l'atto dirigenziale fatto dalla Regione che in pratica chiude la caccia al porciglione a un'altra specie migratoria, chiude la caccia all'allodola il 16 di dicembre invece del 31, riduce drasticamente del 60% il prelievo della pernice bianca. Anche lì, cioè, cosa c'è di scientifico quando noi andiamo a fare dei censimenti sul territorio della pernice bianca e con questo provvedimento ci dicono che a prescindere da qualunque numero ci sia, anno per anno la pernice bianca deve diminuire del 60%. In 3 anni vuol dire che non ne avremo più neanche una. Quest'anno ce ne sono quattro in un comprensorio, l'anno prossimo 60% ce n'è meno di due e l'anno dopo ce ne sarà neanche una. Cioè, è una vera e propria presa in giro. Noi non siamo lì per difendere la questione deroghe, è proprio tutta la caccia, tutto il nostro modo di vivere che è in pericolo. Siete sicuri però, cioè, che la trasformazione in movimento politico, cioè in partito politico del CRCA, possa portare dei frutti? Non rischiate di rimanere isolati? Ma può essere, comunque più che non ottenere nulla come stiamo ottenendo adesso, non vedo cosa potrebbero farci, ci stanno facendo di tutto, anche tramite il CUP abbiamo fatto pressioni, però no, non ci ascoltano, non ci ascoltano, secondo me i politici capiscono appena un metodo, il metodo dei numeri e dei voti. A proposito di numeri, abbiamo visto ANU e Federcaccia che hanno firmato un protocollo d'intesa che si stanno mettendo insieme per formare un'unica associazione molto grossa. Questo potrebbe essere un altro percorso. Sì, allora il percorso associativo sicuramente non può fare altro che bene. Magari ci fosse una sola associazione venatoria in Italia che difenda tutte le cacce, perché se abbiamo solo un'associazione venatoria che difende solo certi tipi di caccia, allora non mi va bene. Ma se arrivassimo a questo punto di unificarci tutti, ben venga. Ma l'aspetto non è associativo, il nostro problema è politico.
Noi siamo di fronte a una deriva animale-ambientalista che non riusciamo più a contenere. Cioè qua bisogna darsi una mossa, ma non solo per quanto riguarda la caccia, come ti dicevo, stiamo assistendo anche nel mondo dell'agricoltura. Ricordo che il CRCA ha anche all'interno del mondo dell'agricoltura tantissimi associati, ma tanti veramente. Abbiamo una commissione formata da 14 esperti, da tecnici, perché anche il mondo dell'agricoltura sta morendo, lo stanno facendo morire, il mondo dell'allevamento sta morendo. Noi dobbiamo uscire da questa trappola animalista che non ci porta altro che alla rovina. Dove andranno a lavorare tutte queste persone? Chiudiamo gli allevamenti delle galline, chiudiamo gli allevamenti dei visoni, chiudiamo gli allevamenti dei cani, chiudiamo le fabbriche di armi, chiudiamo le fabbriche che fanno cose da caccia. Dove vanno a lavorare? Ma ci stiamo rendendo conto che queste persone vogliono destabilizzare lo Stato? È l'unico loro obiettivo è quello. E noi, e con i politici, questi, non noi come ci diciamo, ma questi politici li assecondano, anzi li incitano. Dovranno prendersi delle responsabilità mostruose questa classe politica.